qua, l'uno accanto all'altro, la mitica classe quinta A al completo. Siamo cresciuti, non è vero? C'è una bella differenza rispetto a quando 5 anni fa, nella mensa della nostra scuola, emozionati ma felicissimi, davamo prova delle nostre capacità, canore, di recitazione e non solo. Ora siamo tutti più alti e un po' più robusti, ma la voglia che ci spinge a fare è sempre la stessa e ci ha arricchito anno dopo anno. Così tutti i nostri lavori, le tante esperienze vissute e gli apprendimenti acquisiti stanno tutti simbolicamente dentro questa valigia. Il nostro bagaglio culturale è accumulato grazie all'intervento di tanti preziosi ingredienti. Ascolto, attenzione, sacrificio, amore, responsabilità, rispetto, educazione, concentrazione, gioia, collaborazione, aiuto reciproco, condivisione, fantasia, creatività, gratitudine e amicizia. Con questa valigia piena di ricordi vogliamo ripercorrere alcuni momenti del nostro lungo viaggio. Tutto cominciò la mattina del settembre del 2017. Tesoro, guarda quanti bambini ci sono. In classe avrai tanti amici. Mettiti al primo banco, mi raccomando, non piangere, non essere timida e se c'è qualcosa dirlo alla maestra. No, mamma, non lasciarmi qui, ti prego. Dai, su, vado in direzione e ritorno a prenderti, ok? Va bene, mamma. Figlio, lo so che sei emozionato, ma questo è un giorno importante, è il tuo primo giorno di scuola. No, babbo, ti prego, portami via da qui, che brutto posto. Vedrai che sarai benissimo e ti prometto che se farai il bravo, oggi stesso ti iscriverò a scuola calcio. Sì! È quello che sognavo. Finalmente, babbo, ti sei deciso. Pensavo dovessi aspettare la pensione per potermi allenare, non ci fare. Allora fare quanto, io sarò bravo e oggi stesso andrò a scuola calcio. Grande, babbo, grande! E visto che ce l'abbiamo fatta, per la paura di arrivare tardi, avevo rimesso la sveglia un'ora prima. Ora mettiti seduto qui, bravo, che la mamma va in segreteria a consegnare un foglio e poi ritorno. Mamma, ma ritorni presto? Sicuramente. Dai, figliolo, forza! Guarda, tutti i bimbi sono già seduti, andiamo a sederci in quel banchino là in fondo. No, mamma, io voglio stare con te. Ma che dici? Mamma ora va via e ritorna a prenderti a mezzogiorno. Su, togliti lo zaino, siediti e io torno da voi. No, mamma, io voglio stare con te. Ma che fai? Alzati subito e ritorna a sedere. Bye.
soltanto un momento. I vostri figli imparano tante cose e faranno mille esperienze, cresceranno e diventeranno dei ragazzini consapevoli e fiduciosi delle loro capacità. Allora, cari bambini, adesso le maestre vi prendono per mano e iniziamo questo lungo cammino, imparando insieme. Maestra, disegnami il fiore e il frutto. Col tempo ti insegnerò tutto. Insegnami fino al profondo dei mari. Ti insegno fin dove tu impari. Insegnami il cielo più su che si può. Ti insegno fin dove io so. E dove non sai, dai, andiamo insieme. Maestro e scolaro, dall'albero al seme. Insegno ed imparo insieme, perché io insegno se imparo con te. Insieme così abbiamo trascorso 5 anni di scuola elementare. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, ci siamo conosciuti meglio e siamo diventati amici. In questo anno la classe si è arricchita di bambini nuovi. Qualcuno si è dovuto allontanare per un po', ma poi fortunatamente è ritornato. E altri sono dovuti partire con la famiglia, lasciandoci tanta tristezza. Tutti gli argomenti e temi che abbiamo affrontato in quest'anno hanno avuto come anello di congiunzione il più grande valore che l'essere umano possieda: la libertà. Aspettate un attimo, ho appena ricordato una cosa. Un mio caro amico ha scritto e cantato una canzone famosissima di cui si parla del trionfo della libertà. Forse ho capito. Viva la libertà, viva la libertà. No, ho sbagliato, era un amico di mio nonno. Ma comunque ricordo che fa così. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Vi dice qualcosa? Sì! Sociale utilizzando il suo piacimento come merce di scambio.
Se togli la libertà ad un uomo, gli togli la dignità. Gli togli la possibilità di decidere e di prendersi delle responsabilità. Gli togli la possibilità di fare delle scelte, di essere creativo e di avere coraggio. Certo, la libertà è un bene prezioso, ma non va usata male. Pensare che essere liberi voglia dire fare ciò che ci pare è un errore gravissimo. È vero, perché fare ciò che fa comodo a me può avere delle conseguenze sugli altri. Allora mi devo sempre domandare se quello che faccio porta del bene o del male. Allora abbiamo capito che la libertà si lega ad altri valori importanti, come la responsabilità, il rispetto e l'amore, e che la libertà di ognuno non deve mai provocare danno o dolore agli altri. Ogni bambino, quando nasce, ha dei diritti, e il diritto principale è quello alla libertà. Nessun adulto, nemmeno i genitori, possono considerarli come beni di loro proprietà. Noi siamo fortunati perché abbiamo una casa, una famiglia e possiamo andare a scuola. Ma non è così per alcuni bambini del mondo, che sono costretti fin da piccoli a lavorare e a rovinare la loro infanzia. La libertà ci permette di conoscere e di cambiare il proprio destino all'insegna dell'uguaglianza, del rispetto degli altri e della pace. Dove mancano queste tre grandi cose? Non c'è libertà! L'abbiamo capito quando abbiamo affrontato le conseguenze delle tante guerre che ci sono state e che ci sono ancora nel mondo. La guerra, grande nemica della pace, annienta la libertà. Incatena gli uomini a lunghi periodi di dolore e di distruzione.
Dopo anni costretti a stare fra le mura di casa, rinchiusi, abbandonando la nostra quotidianità, i nostri amici, la nostra scuola, abbandonando ciò che ci stava più a cuore, siamo finalmente qui, tutti, e possiamo respirare un'aria di libertà. Questa pandemia ci ha messo con le spalle al muro, costretti a dividerci, a non poterci scambiare baci, abbracci e carezze. Finalmente sentiamo la nostra amata libertà, la libertà che noi bambini desideriamo, di ridere, giocare con gli amici, andare a scuola, fare sport, vivere una vita felice, normale, libera. È arrivato ormai l'ora di salutarci e di stringere i ricordi di questi splendidi anni nel nostro cuore. I consigli, i pensieri, le idee, gli sconti ci hanno fatto crescere e diventare ciò che siamo e che saremo. Per questo vogliamo dire grazie. Che bucano la notte, che arrivano le stelle.
sperano di essere noi stessi protagonisti di un mondo migliore, un mondo insieme, uniti, uno accanto all'altro, un mondo finalmente libero dove possiamo vivere in pace gli uni con gli altri. Faremo tesoro di tutte le cose che abbiamo imparato e di tutte le esperienze che abbiamo vissuto in questi 5 anni di scuola e siamo certi che questo cammino insieme resterà impresso nella memoria di ognuno di noi. Con la valigia piena di ricordi, siamo pronti ad affrontare con grinta e serenità il nuovo viaggio e se anche vivremo qualche piccolo momento di incertezza e solitudine, basterà aprire la valigia per sentirsi sempre tutti uniti. Yeah.
Benedetta.
Vincenzo Piccello. Voglio ringraziare Madre Carla, Suore Leonia, Suore Ligia e tutte le suore dell'istituto per la loro presenza e disponibilità. Ringrazio i genitori per la vostra presenza e la fiducia. Ringrazio la mia collega Franca, sempre disponibile e pronta a darmi ottimi consigli. Grazie perché mi hai sopportato e supportato in questo anno turbolento. Voglio ringraziare voi bambini. Sembra di conoscervi da una vita e invece è solo un anno. Posso dire di conoscere molti lati di voi ed ognuno di questi resterà per sempre nel cuore. Ricorderò per sempre la vivacità di Carmela e Pio, la parlantina di Daniele e Federico, la delicatezza di Benedetta e Mary, l'attenzione di Antonio e Vincenzo Saitta, il costante sorriso di Gabriele, la dolcezza di Martina e Chiara, i balletti e i complotti di Nicola, Ciro e Leo, l'essere lunatico di Davide e la bontà infinita di Anna Rita. Grazie ad ognuno di voi perché avete reso questo anno speciale. Forse non sapete che mi avete donato sorrisi e tranquillità. Tranquillità e spensieratezza in momenti molto difficili per me. È stato bello essere la vostra insegnante, perché ho imparato che un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: ad essere contento senza motivo, ad essere occupato con qualche cosa, a pretendere con forza quello che desidera. Sarà difficile, anzi impossibile dimenticarvi, resterete per sempre nel mio cuore. Vi auguro sogni a non finire. Vi auguro di avere coraggio quando avrete paura, speranza quando vi sentirete abbattuti, bellezza quando vedrete solo buio. Vi auguro di essere sempre speciali come siete. Spiccate il volo, la maestra Giovanna. Vieni, maestra. Qua dobbiamo fare. Come a voi prima avete cantato a mega il finale e voi ci avete fatto amare questo finale, nonostante i due anni difficili che abbiamo passato. Ricordatevi sempre di guardare quella famosa valigia, anche quando ci saranno altri momenti difficili, guardate in questa valigia e riusciremo a superare qualsiasi difficoltà. Vi porterò sempre nel cuore, un abbraccio forte. Una mamma che vuole dare anche la sua parte, qua invece di sorridere qua piangiamo. Questo è il nome di tutte le mamme, un ringraziamento per le suore e le maestre. Carissime maestre e carissime suore, siamo ormai giunti alla fine di questo primo periodo del corso scolastico. Abbiamo condiviso insieme innumerevoli momenti che difficilmente dimenticheremo. Oggi non ci resta che ringraziarvi tutte, sia chi c'è stata fin dall'inizio, sia che è subentrata, non senza difficoltà in corsa. I nostri figli sono stati fortunati ad aver avuto maestre come voi, preparate sotto il profilo professionale, ma anche di grande spessore umano. E allora non ci resta che dirvi grazie per aver accudito i nostri figli, affiancandoli con amore durante il loro percorso di crescita. Grazie per aver sostenuto noi genitori,
con disponibilità e pazienza, aiutandoci a superare paure ed ansie. Grazie per l'impegno profuso in questi anni. Siete state eccellenti professioniste per la didattica, ma anche grandi maestre di vita. Avete reso il terreno fertile ed aiutato i bambini a piantare radici solide. È ora di spiccare il volo, nella speranza che possiate essere per noi per noi tutti sempre un punto di riferimento. Siamo certi che i nostri figli faranno tesoro dei vostri insegnamenti, grazie ai quali potranno arrivare lontano. Grazie di cuore a tutti. Durante la messa abbiamo pianto. Quelle le scritte. Veramente una parola, solo una parola. Grazie per la fiducia. Solo questo. Perché non è semplice che voi genitori affidate i vostri figli con gli occhi chiusi. Quello che si sente adesso. Voi lasciate i vostri figli fuori, lasciandoci ciecamente. Grazie veramente perché avete creduto in noi. Grazie tanto. Grazie ragazzi, adesso sorellincia, voi non sentirete più sorellincia che lontano vi chiama per nome. Il campanello, basta sorellincia. Però secondo me, e sono sicura, che voi, quella voce di sorellincia che squilla, secondo me, ascolterete nel cuore. Grazie per quello. Grazie per quello che avete dato a noi. La vostra semplicità, la vostra carezza, quando ci venite incontro ad abbracciarci, nel corridoio, sul viale, dovunque. Grazie bambini, grazie genitori e grazie di cuore. Aprite ragazzi, aprite perché è un ricordo bellissimo da parte della maestra. Aprite. Tutti i genitori per aver fatto venire queste bellissime persone che mi hanno sempre sostenuto in questa scuola insieme a me, e volevo soprattutto ringraziare mia mamma che mi ha sostenuto in tutti nei momenti più difficili. La tristezza, quindi vi volevo ringraziare tutti, grazie. Io questa classe per me è come la seconda famiglia. Vorrei dire un grazie a tutti i miei compagni, a tutti voi genitori e soprattutto alla scuola.
che ci ha istruito e... Bravo! Grazie alla madre Carla, una madre. Grazie Gina, a suo Faustino. Che se non. Il pallone per giocare, E un grazie alla maestra, ma forte. Grazie a tutti che siete qui, volevo dire un grazie a tutti i nostri compagni, ma soprattutto ai genitori che l'hanno iscritta a questa scuola e che li hanno fatti stare insieme a noi. Un grazie a tutte le suore che ci hanno accudito tutti questi 5 anni, e non solo. So stare sempre con noi. Non so che dire. Io voglio ringraziare Sorelicia per averci sopportato in questi 9 anni, la maestra Claudia per averci sopportato in 4 anni e la maestra Giovanna in 365 o 366 giorni come ci ha insegnato le scienze. Grazie tanto. Grazie mille a tutti voi qui presenti, grazie mille alle suore e grazie per averci sempre sostenuto. Grazie alle suore, un grazie enorme per averci sostenuto questi 5 anni e grazie a mamma e papà per avermi sempre sostenuto. Grazie a tutti per averci sostenuto, particolarmente alle suore, alle maestre e ai genitori.